¿What? Benvenuti all'intervista rubrica dell'Accademia dell'Università Popolare del Cilento, un incontro settimanale sulle vicende e la cultura del Cilento. Oggi intervistiamo per la seconda volta Don Pietro Scapolatempo che è parroco di Policastro e il direttore dell'archivio e della biblioteca diocesana di Policastro. Di Policastro ricordiamo che era la sede del Vescovado che ora è Teggiano Policastro. Come tradizione chiediamo a Don Pietro per la seconda volta chi è Don Pietro Scapolatempo? Ce lo dirà in modo più sintetico? Diciamo. Sì, sono originario di Casteloggero e attualmente sono parroco di Policastro e Santa Marina, e dal 2006 eh, mi è stato affidato l'incarico di direttore della biblioteca e dell'archivio storico dell'allora diocesi di eh, Policastro Bussendino, attualmente unita. Come sappiamo. Perché nell nella, nella diocesi antica che risale al 500 d.C. di Policastro sono conservati tutti gli atti, documenti, libri, eh, le carte del vescovado. Ripeto, dal 500 ad oggi. ad oggi benissimo. Noi con Don Pietro oggi vorremmo parlare degli statuti di Torri Orsaia. Eh, vogliamo parlarne anche perché gli statuti di Torri-Orsaia sono oggetto di un restauro in questo periodo che è stato promosso e organizzato dal Comune di Torri-Orsaia e dall'Università Popolare del Cilento. Eh, gli statuti hanno un'importanza notevole, Molto. ci sono tante cose da dire, ma ci arriveremo eh, piano ma, ma, ma. piano. Ecco, cominciamo dicendo che. Torri Orsaia nasce nel 1301. Nasce perché? Perché il Vescovo di Policastro, faccio una brevissima sintesi, sì. poi ce la spieghi bene. Il Vescovo di Policastro decide di creare una residenza estiva a Torriorsaia e crea un palazzo vescovile a Torriorsaia. Però nello stesso tempo chiede a, a, a chiunque voglia di venire lì e di creare il paese regalando un orto, una casa o meglio regalando un pezzo di terra su cui fare un orto, una casa e un pagliaio. E una, per, vigna. E una vigna. Per fare questo, e poi ti cedo la parola, ehm, concede agli abitanti di Torri Orsaia uno, gli statuti. Gli statuti sarebbero una Costituzione che fissa le regole, i diritti e i doveri della convivenza, le della convivenza civile nella zona, quindi i diritti e i doveri degli abitanti. Una cosa abbastanza eh, innovativa, Moderno, perché moderna. Certo. No? <ride> Questi statuti sono del 300. Nel comune di Torri Orsaia è conservata una copia del 500 e un'altra copia la conservi tu. Ho detto tutto. St questi statuti sono un, un, un documento importante per l'epoca. Torre non è stato l'unico, ma forse uno dei pochi. Non è l'unico, abbiamo un altro esempio a San Giovanni a Piro, anche se eh, oltre un secolo e mezzo dopo. Teodoro Gazza, che viene mandato come eh, amministratore dei beni dell'antica abbazia basiliana. È, eh, Fissa degli statuti che, eh, per il popolo di San Giovanni a Piro, per la convivenza eh, il, tra il popolo e l'abbazia. Questi statuti sono un, il primo diritto positivo per San Giovanni e anche per, per Torre Orsaia. Se ne trovano eh, esempi anche in altri paesi del Cilento. La caratteristica di Torre Orsaia però è mh, la cosiddetta pregata. Che a giudizio del professore Fusco, che ha studiato a fondo l'argomento, è un unicum e che è la negli statuti. La pregata evoca la preghiera, quindi la supplica che i coloni rivolgevano al Vescovo di avere una terra accanto al Palazzo Vescovile dove poter costruire casa, orto, vigna e pagliaio. E, pagliaio. e Monsignor Pagano, Vescovo. Di Policastro nel 1301 concede eh, questi statuti eh, chiamati Capitula Terre Turris Ursae. Sono 45 articoli che regolano la vita di Torri in tutti i suoi aspetti civili, religiosi, amministrativi. E se non ho capito male la brigata era la tassa che gli abitanti pagavano al Vescovo in cambio, in cambio della concessione del, 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 pezzo del, del, pezzo, pezzo del pezzo di terra. Don sì. Pietro ci ha fatto una grande sorpresa oggi perché una copia di questi statuti è conservata nel comune di Torre, torre un'altra copia è naturalmente conservata nella sede del Vescovado e Don Pietro ci Ed ha ecco portato qua. la copia conservata nella sede del Vescovado, questi sono gli statuti di Torri Orsaia scritti nel 1300 e riscritti con questo documento nel 500. Nel 1579 eh, ho scoperto solo recentemente perché non li avevo mai visti che eh, le due copie hanno la stessa data, quindi gli originali purtroppo non esistono più dal 1300. Ma nel 1578 era stato Nominato vescovo di Policastro un bolognese, Ludovico mm. Bendivoglio, che è venuto nella diocesi, eh, ha preso visione un po' di tutte le cose e ha rinnovato la concessione fatta dal vescovo pagano. Eh, per cui una copia di questo atto è a Torre Orsaia, una copia l'abbiamo noi eh, nell'archivio di Policastro. La differenza tra i due scritti è che questo di Policastro è su carta. Di la coppia è... di Torrorsia è su pergamena, ah. quindi questo dice anche l'importanza che il comune, l'università, come si diceva allora, dava a quel documento che rappresentava lo statuto vitale del paese e sulla coppia di Torrorsia, dopo la firma del vescovo Bendivoglio, seguono tutte le firme dei vescovi che poi si sono succeduti e che hanno sempre confermato le concessioni fatte dal vescovo pagano quindi ogni pagano nuovo vescovo riconfermava, riconfermava la validità degli statuti delle concessioni fatte, sì. benissimo, l'altra differenza è che questi sono restaurati, questi statuti sì. già sono in, in, tuo poss nel, in possesso del vescovato sono già restaurati quelli invece di torre devono essere ancora devono restaurati, essere restaurati, ma diventeranno più o meno così, Sì, eh? anche più belli perché la pergamena è più Benissimo, e, e nel, nel, primo, questi sono diversi capitola, diversi articoli che vengono chiamati capitola. E il primo parla proprio della casa dell'orto e del pagliaro, no? Se non ho capito. Il mai. primo capitolo della casa Vigna, Orto e Pagliaro. E poi. E che dice che il vescovo dopo, praticamente il capitolo dice della, della brigata. brigata? Dice: se venite qui a torre vi do un pezzo sì, di tempo. in sostanza è, è questo. Che gli uomini che vengono a stare alla ditta terra, e ancora quelli sono naturali, crescono e stanno alla terra preditta, lo ditto prelato, ecco ci vuole un po' di ecco, pazienza per so, leggere. Sono scritti perché a, mano a mano in un italiano sono, arcaico. Eh, ci eh. sono anche tante abbreviazioni che... E eh. infatti questi sono documenti molto difficili da però leggere. Però sono stati... Mh, come dire, sciolte, sciolte anche tutte le abbreviazioni si trovano eh, pubblicate. Il volume di, del professor Fusco. però ah. il, il sapore del, dell'originale in qualche certo. modo è, è certo. diverso. Benissimo. E questo, questi sono gli statuti di Torre. Nello stesso tempo però nell'archivio diocesano sono conservati dei documenti importantissimi del 400, del 500 che sarebbero i rapporti delle visite diocesane. Cioè, adesso se poi ce lo spieghi, se non ho capito male il vescovo ogni anno faceva un'ispezione nelle varie diocesi, nelle varie parole. Non ogni anno. Era stato il concilio di Trento dopo la riforma... Eh, protestante a, a cercare di dare un nuovo assetto alle diocesi e alle parrocchie. Eh, si stabilì per primo l'obbligo di residenza per i vescovi perché tanti vescovi anche da noi, eh, originari di, di Napoli, della Sicilia, di Bologna, non hanno mai messo piede nelle loro a Policastro diocesi. ma eh, agivano attraverso un vicario che loro inviavano. Quindi il Concilio di Trento obbliga i vescovi a stare nella diocesi l'obbligo dei registri parrocchiali, quindi battesimi, matrimoni, e poi l'obbligo di visitare almeno ogni cinque anni la propria diocesi Benissimo. e di redigere un verbale. In questo verbale il vescovo, quando faceva la visita, faceva preparare, era, questo verbale era un rapporto sulla situazione anche sociale e economica della vita della diocesi. Sì. E quindi in questi rapportini. Non in maniera specifica, ma eh, leggendo le visite pastorali si. Si possono si raccogliere anche questi aspetti sociali ed economici. Eh, L'ambito della visita era, ehm, erano tre ambiti: si chiamavano eh, Visitatio Localis e quindi le chiese, le cappelle, i luoghi. Visitatio realis, l'inventario delle cose e grazie a queste visite noi possiamo conoscere. L'esistenza di anche oggetti su pellettile sacre che purtroppo non c'è più nelle nostre chiese, ho tante volte, a distanza di quasi cinque secoli, constatare che una statua c'era già alla All fine del Cinquecento. E poi Visitatio Personalis. I sacerdoti, che erano numerosi in ogni parrocchia, venivano interrogati uno per uno eh, su ciò che facevano sia eh, come ministero sacerdotale dove abitavano, con chi abitavano, che libri avevano in casa. Siamo dopo la Riforma protestante, quindi c'era eh, attenzione sia al pericolo di libri eretici che potevano certo. circolare, ma eh, eh, si trattava anche di curare la formazione culturale del clero che purtroppo, eh, dobbiamo dire anche questo, dalle visite... Deficitava, eh, diciamo. Sì. E, e questo è un esempio, questo è uno del, dei rapporti delle visite sì, pastorali. Questa è la visita del 1597, abbiamo le celle, che è celle di Bulgaria. Ah, la visita a celle. Mi hai raccontato dei particolari molto gustosi su alcune eh. visite, eh, eh, le zeppole, come è, com è, la, quei, è il, a... il vescovo che dice al parroco di pulire la chiesa. Torre e Castelluggero, io sono di lì e quindi ho approfondito un po' di più le cose. Il primo episodio, eh, quello delle zeppole, è a Torre, dove una, una delle confraternite, che eh, ricordo ancora quando ero bambino, ancora esistevano, evidentemente erano andate in deficit per una festa, arriva il vescovo a fare la visita e, e gli viene riferito questo fatto e nei decreti che poi a fine visita il vescovo emanava, c'è scritto testualmente questo, che per l'avvenire non si spendano più soldi in zippole e altre magnatorie. <ride> è interessante perché è... ecco sapere che alla fine del Cinquecento le zippole si Esistevano, facevano come cioè, facciamo cioè, certo. oggi. E poi la toponomastica, alcuni soprannomi di famiglia che c'erano allora e ci sono oggi. Eh, mentre l'episodio del parroco di Castelluggiero, eh, qualche decennio dopo, il vescovo visita la chiesa di Castelluggiero, si lamenta perché la trova sporca e eh, nella visita successiva, dopo aver raccomandato al parroco di sistemarla, la trova ancora sporca e eh, richiama il parroco. Eh, mi pare che lo abbia anche multato. Per questa... eh, il parroco si difende dicendo che lui ha la vigna e le olive e non può pensare alla chiesa. Il parroco. Mm. Fa sorridere la cosa, però, eh, il povero parroco non aveva altri mezzi di sostentamento, non c'era il sostentamento clero come mm. oggi, e, e poi eh, alcune cappelle o altari che avevano la dote di terreni da cui percepivano. La, la dote, ecco, eh, i proventi, eh, erano di famiglie benestanti che eh, immancabilmente avevano qualche prete nella loro famiglia in modo che il patrimonio non si disperdesse, certo. quindi la parrocchia di Castelruggero non era ricca e il povero parroco doveva, doveva <ride> eh, coltivare la vigna e, e le olive. Vabbè. Diciamo che sono documenti indispensabili per chi vuole ricostruire la storia di queste sì. zone. Benissimo. Unici, non certo, trova e da consultabili nell'archivio sì. diocesano. Benissimo. L'ultima domanda di Rito che facciamo sempre in questa intervista è: Don Pietro, se ci consigli un libro. Ma per restare in tema,. Eh, vi ho portato il libro del professore Pufusco, Torre Orsaia e i suoi antichi statuti, ah. edizione Università Popolare del, del Cilento. Cilento, che eh, oltre a contestualizzare gli statuti eh, nella storia eh, più vasta del Cilento, anche paragonandoli, raffrontandoli con eh, esempi di altri statuti dei paesi vicini, ma eh, credo che la ricchezza di questo libro siano le oltre 800 note che il professore fusco ha, ha, ha inserito in questo libro a corredo e ad approfondimento di questo argomento che eh, per noi è alla base eh, di torrorsaia certamente gli statuti di torre ma potremmo dire che ci offrono uno spaccato di tutta la eh, rete eh, di organizzazione dei rapporti civili, sociali, ecclesiastici, sociali, un po' di tutto il Cilento. Perfetto, grazie all'intervento del Comune di Torri Orsaia, contiamo di restaurare, restaurare gli statuti e di esporli al pubblico nei prossimi mesi. Complimenti. Grazie Don Pietro, grazie ai telespettatori e arrivederci alla prossima puntata.